Un atto di cavalleria di questi tempi, un atto di cavalleria. Siamo a Chiarano con Maria Grazia, che è la vicepresidente di questa iniziativa, del comitato Sant'Antonio San Marcello di Chiarano, che si occupa di questa splendida festa che con tanti sacrifici viene portata avanti comunque sia edizione su edizione, e quest'anno propone anche, oltre al tiro alla fune che l'abbiamo proposto anche negli anni scorsi, anche il gioco della mora. Come mai rivalutare un gioco che era sparito da noi e che è stato riabilitato recentemente anche? Allora, la nostra festa ovviamente cerca di riproporre le tradizioni, e quindi anche questo gioco, che ha le origini che si perdono nella notte dei tempi, potrebbe costituire appunto un nuovo modo di, una nuova disciplina sportiva. 5 Allora, com'è tornare a giocare alla morra? Beh, tornare a giocare alla morra, ogni tanto giochiamo, adesso è un periodo che abbiamo un po' smesso, però è bello trovarsi anche con vecchi amici, no? di tante battaglie, no? Comunque è interessante ancora, voglio dire, siamo un po' anzianotti, però siamo duri, siamo tosti ancora. Allora, com'è venire a giocare alla morra a Chiarano? Ma penso che come esperienza sia positiva. E provo per giocare, per divertirmi, e spero che vada bene. Positivo che sia tornato all'interno di una sagra questo gioco. È importante, è bello, per noi abbiamo sempre avuto la gran passione di giocare alla mora. È anche un gioco comunque impegnativo e ti stanchi anche, no? Pertanto, insomma, speriamo che ne facciano ancora tante di queste gare, che noi ci siamo sempre.